Direi di cominciare la nostra parentesi Napoli. Mazzarri non ha parlato, però Allora, ci sono appunto tante sono polemiche. successe un po' di cose. Intanto, l'Inter ha vinto. Vediamo la classifica, così capiamo intanto un po' di cose. La vittoria dell'Inter, che cosa comporta? Thomas è contento. Vediamo la classifica, per piacere. Che l'Inter resta in testa alla classifica, il Napoli, guardate di quanto si allontana. La Juventus è quella che sta lì a ridosso e quindi spera e sogna. Il Milan si è un po' ripreso. Questo che cosa comporta? Che il Napoli, che ha perso una partita in cui l'Inter ha giocato molto bene, diciamoci pure la verità, ma che ci sono stati degli episodi, insomma, episodi discutibili, è avvelenata. Perché questa partita potrebbe significare, non si sa a favore di chi, perché la questione è ancora da vedere, ma insomma quasi un passaggio di consegne della squadra campione d'Italia. Mancano tantissime giornate, tutto può succedere. Però il senso, diciamo, è questo. E allora mi dici, Gianluca, a me risulta addirittura che De Laurentiis non solo ha dato in escandescenza e ne ha detti di tutti i colori, ma abbia chiamato l'AIA, la Federazione Arbitri, la Lega, per farsi sentire. Ti risulta? Queste cose... No, allora io questo non posso certificarlo. Posso soltanto dire che un dirigente di spessore, come capita in tutte le società importanti e anche non importanti, insomma in tutte le società professionistiche, possa fuori dai riflettori, dalle luci, dalle telecamere eccetera, chiedere conto, ovviamente spiegazioni di quello che è accaduto. Lo ritengo una cosa assolutamente legittima e anche abbastanza consueta, che viene fatta nei momenti particolari. Ogni tanto si dice, da un punto di vista giornalistico, è stato preparato un dossier per i torti, cioè quelle cose che servono veramente quanto il 2 di picche. Non escludo, ma non posso metterti il timbro, che anche De Laurentiis abbia chiesto conto di questo errore, perché di errore, o meglio di questi errori, perché di errori si tratta. Ma ripeto, abbia chiesto conto proprio per una motivazione tecnica, perché c'è il discorso, lo ribadisco, tu hai parlato, l'Inter ha giocato molto bene la partita, il risultato lo evidenzia, ma le quattro parate più importanti le ha fatte Sommer, che ha disputato una partita incredibile, e più la traversa, ovviamente, come ricordo, il buon Marcello Di Politano. Quindi la partita, condizionata da due errori decisivi nell'arbitraggio per due situazioni particolari, una sullo 0-0 che scaturisce il gol dell'Inter del vantaggio e l'altra sull'1-0 che non dà il rigore su Osimhen, non puoi non tenerne conto, non puoi non essere incazzato, non puoi non essere arrabbiato e non puoi non chiedere conto di questi, che sono due errori gravi. Gravi, tutto qua, perché Marini non incide come dovrebbe fare un VAR quando c'è un chiaro ed evidente errore nei confronti dell'arbitro Massa. E se ha inciso Marini, Massa non l'ha voluto sentire. Delle due l'una. Sì, no, io sono assolutamente d'accordo con te. Prima di andare da Marcello, che ha evidenziato, oltre le quattro parate di Sommer, anche la traversa, e quindi gli vorrei parlare di centimetri. Voglio andare da Thomas, perché insomma, secondo te sono così giustificate le rimostranze del Napoli, secondo te? No, ma io credo che nonostante tutto sia 11 punti, questo Napoli è pericoloso, è una grandissima squadra e per me ancora il gioco non è chiuso per il Napoli, questo è il mio parere. È una bella squadra, è molto forte, come diceva Gianluca. È vero, Sommer è stato uno dei migliori in campo, perché ha fatto delle parate strepitose i primi 20 minuti, un Napoli strepitoso che ha giocato alla grande, ma non lo sta dimostrando oggi, l'ha fatto bene. Facciamo un tempo, va, facciamo i primi 20 minuti, Napoli, sì, va. 20 minuti, ha giocato benissimo. Non fare come il tuo allenatore, no, che dice, no, per un quarto d'ora abbiamo patito, poi abbiamo giocato solo noi, perché giocato... non è questa la vera storia della partita. Mi è piaciuto, anche a Madrid, il Napoli, anche nonostante il 4-2, con l'Atalanta ha giocato una grande gara, quindi io, nonostante sono a più 11 da questo Napoli, mi preoccupo, perché il Napoli è una grande squadra. Detto questo, sugli episodi, credo che il primo sia giusto
fischiare il fallo, perché lì c'è un placaggio. Sul secondo sono un po' dubbioso, perché vedo più una carezza sullo stinco di Osimhen, perché lui fa un volo strepitoso. Questo poi lo vedremo dopo. È inutile discutere senza immagini, dobbiamo vedere con le immagini. La tua fidanzata, okay, dopo vedremo. Occhio che scivoloso sto tema. Comunque un Napoli, un buon Napoli. Quindi io, prima di dare... No, che sia stato anche un buon Napoli, soprattutto l'Inter, nel primo tempo, molto più cedevole e allora, forse anche stanco. Maurizio, ieri ero qui e ho detto, l'Inter deve andare a Napoli e non deve ripetere la partita che ha fatto con la Juve. Deve andare a Napoli, se è una grande squadra, perché secondo me è la rosa più forte del campionato, deve andare a vincere senza scuse. E così ha fatto. A prescindere, sì, ma sai cos'è? Se è il Napoli che doveva fare la Juventus, esatto, e invece ha fatto il Milan, secondo me, alla fine. Secondo me, se il Napoli si chiudeva come se chiudeva la Juve, benissimo. Parliamo di episodi. Diciamoci pure che il nuovo corso di Mazzarri è partito 3 partite, 8 gol presi. Sì, poi che si chiamino Inter, Real Madrid, Atalanta è un altro discorso. Sì, vero che anche, diamo anche merito anche all'Inter, ragazzi. Il calendario anche il calendario non lo aiuta neanche la settimana. Il secondo tempo dell'Inter è stato bellissimo. È stata una squadra. Si è visto che ha la rosa più ampia, sì, la rosa che ha cambiato 8 giocatori. E ricordiamo anche gli infortuni dell'Inter, perché non guardiamo sempre quelli del Milan e delle altre squadre, sì, guardiamo anche quelli dell'Inter, perché ieri a un certo punto esce De Vrij e Carlos Augusto va a fare il terzo, il braccetto a sinistra. Quindi non è facile giocare così a Napoli. Quelli del Napoli e quelli del Milan, perché non abbiamo la rosa che ha l'Inter, cioè nel Milan né il Napoli, perché il Napoli con gli 11, secondo me, è una squadra che però, può competere assolutamente. Come ha sottolineato anche Inzaghi a un certo punto, quando si stava 3-0 a Lisbona, di quella rosa dubitavano molti, questa rosa ampia. Ha detto, erano già pronti dei titoli sulla rosa dell'Inter. Non solo. E anche sul lavoro fatto da Inzaghi, sulle scelte, su Marotta, che è l'unico che invece ha creduto fin da lui e continua a credere che questa rosa sia completa. Però ragazzi, il dato era quello però, no? 3-0 può capitare. Noi ci dobbiamo fermare, sì. E poi riprendiamo con Chirico, che lo vedo che smania di dire le sue. Io lo so, ma è giusto che devi stare lì, ancora per una domenica devi stare lì a 2 punti, poi domenica prossima. Poi devi vincere con Napoli. Poi ti rispondo. Ecco, perfetto, così lo studio bene. Ci vediamo tra pochissimo, pubblicità. Ben ritrovati amici di 7 Gold, Federico Bertone. In vantaggio il Toro, il gol di Duván Zapata che dunque sblocca la partita, azione che nasce dalla sinistra con Vlasic, il pallone in mezzo, sbaglia Scalvini che non riesce ad arrivare a chiudere l'inserimento di Zapata. Zapata a quel punto in area di rigore a pochi passi da Musso non può far altro che batterlo e trovare il suo secondo gol in campionato proprio contro la sua ex squadra, perché insomma Zapata tanti anni all'Atalanta, infatti non ha neanche esultato al gol. Gol importantissimo, Toro che al momento sale a quota 19 punti, Atalanta che invece resta ferma a 20. Quindi in questo momento risultato importante se lo stanno prendendo i granate. Devo dire che per quello che stiamo vedendo ci sta questo risultato. Il Toro è partito molto bene, l'Atalanta invece un po' contratta, ha anche tante assenze stasera la squadra di Gasperini. Però per il momento vince il Toro e decide proprio lui, Duván Zapata. Grazie Federico. Allora volevo andare dal nostro Marcello. Perché abbiamo sentito Vigliotti raccontarci della ottima partita del Napoli, che è vero, però tu sottolineavi e poi la traversa e poi le grandi parate di Sommer. Quasi come se il Napoli avesse giocato e l'Inter ha vinto. Io vorrei ricordare pure che insomma come azioni anche l'Inter ha avuto più di un'azione da gol e più di una parata importante, soprattutto su Lautaro nel primo tempo di Meret. No, però le parate, e così per due centimetri non segna Politano. Tu ti sei dimenticato di dirlo in una splendida azione per due centimetri è in fuorigioco di spalla Thuram. Questo nel primo tempo sullo 0-0, per dire questo, che era una partita molto equilibrata. Ma se l'avete insegnato voi, che basta un'unghia, dice a me, ma è il bar. E qui ti volevo, io te l'ho fatta apposta questa domanda, per farti vedere come quando è successo a Ken, due settimane, dicevi che i gol per due centimetri non andrebbero mai annullati. Bravo. Infatti, ma guarda, te lo ricordi? Tu probabilmente non guardi le trasmissioni di 7 gol quando andiamo in onda in settimana. Ieri sera, ed è testimone Vigliotti,
Cioè, a un certo punto guarda, mi ha fatto vedere. Chiarisco, per me il gol era chiaramente da annullare perché era in fuorigioco. Sì, però io sottolineavo che i due centimetri. Non dipende da quale fotogramma usi, questo lo dicevo però non oggi, lo dicevo sì, al tempo della Juve. Se mi fai finire, probabilmente arriviamo a al dire tempo della una cosa della che Juve, pensiamo dicevo. Insieme. Cioè io ieri sera, e ti può confermare Gianluca quello che ho detto, quando hanno tirato la riga ho detto sì vabbè ma è fuori solo di spalla, io personalmente dei gol del genere li convaliderei perché con la spalla mica segni, e invece mi hanno detto no perché con la spalla si segna, si può segnare. Io francamente su questo ho da eccepire perché confermo. Ho visto gol annullati che vero giusto Gianluca, l'ho detto questo sì, perché no, io ho questo visto l'ho detto semplicemente per dire che le cose dovrebbero essere sempre uguali per tutti, tu pensa, non era un po' più in giù, non era proprio indipendentemente spalla, e che il Napoli ha fatto, come ha sottolineato Vigliotti molto chiaramente, una gran partita soprattutto nel primo tempo, impegnando, parliamoci chiaro, Sommer ha fatto 2-3 miracoli, vero, con il quale ha tenuto a galla l'Inter, certo. Però non è che l'Inter è stata a guardare, ha fatto anche l'Inter. Sì, ma le, l'Inter, ma le parate insomma. Di Sommer pesano di più di quelle che ha fatto. No, beh, sicuramente il salvaggio di Sommer su Caraschelia vale di più il del salvaggio di Merente sul Lautaro del primo tempo. L'Inter ha fatto gol. No, però lui dice che le parate di Sommer sono state maggiori rispetto alle parate che ha fatto Merente. Non riusciva a fare gol ieri. Erano più insidiose. Sì, ma il problema è che l'Inter faceva gol, quando è scesa in quella, ha fatto gol. Il Napoli purtroppo ieri non gliene imbroccava una, e quando cavolo bisognava intervenire in maniera insomma su alcuni episodi dell'Inter bisognava intervenire fermando il gioco, cioè, questo non è avvenuto, perché se tu gli annulli il primo gol all'Inter, glielo annulli e siamo 0-0, continuiamo a stare 0-0. Cioè, se tu dai il rigore al Napoli sull'1-0 e magari Osimhen lo pareggia su rigore, è tutta un'altra partita. Sì, poi andremo a vedere. È chiaro che poi l'Inter dilaga. Ma è chiaro che l'Inter dilaga. Scusami, ricordiamo anche una cosa. Psicologicamente a un certo punto cali. Dici, sull'azione del rigore, presunto rigore, dopo la palla va. Per voi. Presunto per la palla fa un miracolo Sommer su Carlo, sì, 3-0. Quell'azione lì, se non fa il miracolo Sommer non si discute del rigore, esatto, è evidente. Però l'ha fatto un paratone. E quindi si discute del rigore. Okay. Gianluca, non so, sono stato troppo drastico nel dire che secondo me il Napoli ha meritato, ma l'Inter non è che è stata a guardare? No, ma l'ho detto io prima, l'Inter se gioca la partita così come l'ha giocata, ma soprattutto quando poi gli sono state molto più semplici le cose, insomma, l'Inter dimostra di essere una squadra non forte, di più, cioè non c'è discussione, ma noi stiamo parlando però di una situazione molto particolare, molto delicata, ma delicata in genere, adesso al di là dell'episodio che ha colpito il Napoli nei confronti dell'Inter, è un episodio che si sta ripetendo troppo spesso, non possono essere più accettate le designazioni con un varista che vale molto meno, per non dire come il due di picche, nei confronti di un arbitro in campo. Gianluca, non è accettabile. Posso farvi una domanda, Gianluca? Faccio una domanda a tutti. Ma secondo voi, cioè, per risolvere questo problema, potrebbe essere una soluzione, cioè, ho già sentito dire questa cosa, dividere le carriere? Cioè, nel senso, il varista non deve essere un arbitro. Ci può stare. Sono i magistrati. Dici da avvocato. Ma ci può stare. Ma no. Ma ci può stare, assolutamente ci può stare. Ma il discorso non è questo. Il discorso è che tu no, mi devi far sentire in quel momento cosa sta dicendo Marini a Massa. In quel momento me lo devi far sentire. Non me lo devi far sentire tra 10 giorni. Sono d'accordo. Cioè, me lo devi far sentire subito perché. Però quando perché però, Marini, se, dico se Marini, diciamo che quella di Rocchi in dico Marini è una per dire. Siamo gli unici a dirlo, o sbaglio? Sì, sì, perché voglio dire, ribadisco, ma si può chiamare Marini, Mazzoleni. Giulia, tutti quelli che volete voi, cioè, Marini o non ci sta davanti al VAR oppure ha parlato e ha detto una cosa che Massa ha detto no, lasciami perdere, lascia stare, no. Stai zitto, non parlare, fatto zitto Marini, Orsato, zitto. Me lo ricordo, cioè, fatto così. Orsato Piani, ci ho visto io, è tutto a posto. Però ma se, la domanda è, ma se invece Marini ha chiesto a Massa e Massa gli ha detto ho visto e giudicato,
In quel caso, da protocollo, Marini può intervenire. No. E allora basta. No, ma guarda, è questo che dobbiamo capire. Sul VAR, Massa sta a casa. Però Massa in gioco. Il chiaro è evidente. Però Massa poi sta a casa per due mesi. Sul rigore, sul fallo, sul rigore sono d'accordo che può intervenire per chiaro allora, evidente errore. Sul rigore poteva intervenire. Sul fallo che cambia la partita di Lautaro, no. Poi va bene, parleremo dopo. Però scusate, io invece ho soltanto una domanda che apro un po' a tutti, quindi chi vuole risponda per primo. Allora, noi abbiamo detto, Maurizio ha definito che il Napoli, ma siamo tutti concordi, ha giocato, perché comunque ha giocato, dato del filo da torcere, sicuramente. Esattamente. Tempo, aveva fatto una partita impegnativa il Napoli. Aveva fatto sicuramente una partita impegnativa, però ricordiamoci che ha perso per 0-3 e ricordiamoci anche che comunque le azioni che ha fatto, o meglio, i gol che ha fatto l'Inter, comunque, cioè, voglio, la domanda è, la difesa in quel caso dov'era? Perché comunque parliamo di tre gol, uno diverso dall'altro, filtrate, perché comunque guardiamo Quadrado. Per il gol di Thuram il passaggio è bello filtrato e comunque ce ne sono due. Barella ne scarta tre, compreso il portiere. C'è il gol, il primo vabbè, dalla distanza di Çalhanoğlu. Diciamo che forse è quello che giustifichiamo un po' di più. Però dove sono finiti? Esatto, però la difesa in quel caso dov'era? Dov'era? Appunto, cioè, e queste cose qua che secondo me andrebbero anche analizzate. Perché l'impronta di Mazzarri sicuramente c'è. Esatto, Marcello, perché l'impronta di Mazzarri sicuramente c'è, perché anche con il Real non ha giocato male. Ieri sera non ha giocato male, però non giochi male, ma ne hai presi tre e la difesa dov'era? 7 gol in due partite. Appunto, quindi c'è qualche domanda. Infatti. Che il Napoli sia stato costruito male in estate, credo che ormai sia evidente la palissiana, soprattutto la sostituzione di Kim, cioè quando tu in estate hai un budget, ragazzi, ma hai un budget, perché è costruito male, ragazzi? Hai un budget, investi 10 milioni per sostituire Kim e 25 per prendere la riserva della riserva di Politano, allora lì c'è un problema di come hai costruito la tua squadra. Però ha cambiato due giocatori, c'è un centrale, adesso perché sta mancando Oliveira, Mario Rui. Quel centrale era quello che ti permetteva di giocare come giocavi l'anno scorso. A me Nathan non mi dispiace, però voglio dire, non è un giocatore importante. Io faccio una domanda. Siete detto ciò, io sono che convinto se al posto di Sommer ci fosse stato ancora Handanovic dell'anno scorso. Con Handanovic ha giocato le prime 12 partite. Appunto, con Handanovic finiva 3-0 per il Napoli. Con Handanovic l'Inter avrebbe 7 gol subiti. Io non ho questa convinzione. Esattamente. Con l'Onana dell'anno scorso non lo so. Sì, ma dicevano che questo qua è scarso, è piccolino, questo portiere, tutti diciamo che l'hanno non si rimpiange Onana, Assolutamente. Il migliore di Onana, però ognuno c'ha le proprie. Per restare sul Napoli e su Mazzarri, io non sono così convinto che Mazzarri ci abbia messo davvero la sua mano in queste tre partite. Come ha potuto metterci la mano? Ha lavorato. Per me lui è costretto a lavorato sì, no, 7, che non è suo, 7 giorni me, con un modulo Mazzarri, che non è suo. Se vuole davvero incidere Mazzarri con gli uomini che ha a disposizione adesso. Però lui questo lo sapeva, adesso, perché la clausola della difesa 4, questo sappiamo che era stata imposta già a Garcia. Per me, tutto quanto. Dalla prossima, se vuole, quindi da quello con la Juve, se può vuole cambiare. Davvero incidere, deve fregarsene di sto 4-3 e fare il 3-4-3. Allora, noi ci fermiamo per pochissimo, andiamo in pubblicità, torniamo ancora con il Napoli e con tante altre. Come? Marianna, imposta da chi la regola della difesa a 4? Scusa Marianna, imposta da chi la regola della difesa a 4? Imposta da De Laurentiis. Chi è che impone? Da De Laurentiis era stato detto tutto. Ah, perché De Laurentiis decide la formazione? Marianna, De Laurentiis aveva guarda, ci sono le parole. Ci sono le parole scritte di quando ha fatto il colloquio a Tudor, che Tudor ha rifiutato non soltanto per l'ingaggio e per il contratto dei 7 mesi, ma anche per la cosa che doveva giocare con la difesa a 4. Queste cose qua ci sono scritte e l'aveva detto proprio Tudor. Allora, questo è quello che c'era scritto. Ha pure Tudor, ti senti pure con Tudor? Io ti devo dire la verità. Questa cosa che Tudor non ha accettato alcune posizioni tattiche di De Laurentiis, io l'avevo sentita. No, l'ha detto. Poi se sia vero o non vero, non lo so. L'ha detto il procuratore. L'agente di Tudor l'ha detto il giorno in cui il giorno dopo il rifiuto. Però, indipendentemente da questo, io credo che quello che si è visto è che è un Napoli che gioca meglio di Napoli di Garcia, ma delle io almeno il Napoli ho visto sta a terra fisicamente tra Madrid Maurizio, e Inter. Il Napoli sta a terra fisicamente, fa tre tempi con Atalanta, Real Madrid e Inter, tre secondi tempi. Sono d'accordo con te, hai ragione. Ma ieri correva il Napoli, mica non ha corso, ha avuto degli errori difensivi giganteschi, ma di correre ha corso fino alla fine. Allora ci fermiamo. Torniamo tra pochissimo, pubblicità. Eccoci di nuovo insieme amici di 7 Gold. Federico, allora c'è qualche cambiamento nel corso della partita? No, sempre 1-0 per il Toro. Ha avuto un'occasione importante l'Atalanta con De Ketelaere, ma si è fatto parare il tiro a tu per tu da Milinkovic-Savic, quindi
si rimane 1-0 per il Toro. Adesso c'è un calcio di punizione per l'Atalanta proprio per fallo di Buongiorno su De Ketelaere, quindi punizione per l'Atalanta che non sta giocando ai suoi livelli, diciamolo chiaramente, un'Atalanta anche probabilmente stanca dalla partita di Europa League di giovedì contro lo Sporting Lisbona che le è valso qualificazione e primo posto. C'è questo calcio di punizione, se volete lo seguiamo, c'è Kop Meiners sul pallone, parte con il mancino, mette questo pallone in mezzo, devia però la difesa del Toro, l'Atalanta poi riesce lo stesso a restare lì, attenzione alla conclusione da parte di Ruggeri, rimpallata, quindi si resta 1-0 per i Granata. Bene, allora tornando invece in sponda Napoli, le parole del DS Meluso hanno lasciato comunque qualche dubbio. Partiamo da Mazzarri. Mazzarri non si è presentato? Sì, a fine partita, ai microfoni, non si è presentato Walter Mazzarri per fare le interviste, ma si è presentato il direttore sportivo Mauro Meluso facendo subito una premessa, cioè dicendo che Mazzarri non si presentava per evitare parole che potessero portare a una squalifica. Meluso ha proprio detto: noi vogliamo che Mazzarri stia in panchina. Voi vogliamo che Mazzarri stia in panchina, bravissimo. Facendo già capire un po' quello che era il tenore delle dichiarazioni, anche se poi devo dire la verità, io l'ho ascoltato Meluso un po' in tutte le televisioni, anche in conferenza, ha detto delle cose importanti, ma con un tono comunque molto educato, quindi questo va sottolineato. Meluso, che però, ce l'abbiamo anche noi, questo passaggio di conferenza stampa, non le ha mandate a dire al duo arbitrale Massa Marini. Andiamo ad ascoltare. Ma il mister non è venuto per, come diceva Nicola, insomma, ha preferito non venire in conferenza perché avrebbe magari potuto rimarcare troppo, e quindi noi lo vogliamo in... Lo vogliamo in panchina, quindi ha preferito non venire. E sono io a parlare di questa partita perché credo che sia stata condizionata da una cattiva giornata dell'arbitro Massa, perché credo che la squadra abbia fatto un'ottima gara, abbia soprattutto fatto un gran primo tempo, però poi questo gol preso viziato da una sicura cintura su Lobotka, quindi un sicuro fallo su Lobotka, abbia condizionato molto anche psicologicamente la squadra, che si è trovata sotto di un gol dopo aver fatto insomma quei 42 era il 47, insomma, dopo aver fatto 47 minuti in quella maniera ti ritrovi sotto, ti dà una botta che la sentirebbe chiunque. E poi credo anche che questo arbitraggio un po' all'inglese, per carità di Dio, però in qualche modo qualche ammonizione secondo me c'era. E il rigore su Osimhen, io sono convintissimo che il VAR ce l'abbiamo apposta per richiamare l'arbitro quando non è sicuro di una cosa, quantomeno doveva andarla a rivedere e decidere, ma non rivederlo secondo me è stato un errore. Allora, è stato un errore, però vedevo che sbraitava Emanuele. No, io ero sulla parola della... sono stati condizionati psicologicamente nell'episodio della cintura, posto che non se ne sono manco accorti, per tre quarti della squadra non se ne è accorto, forse Lobotka se ne è accorto. Hanno preso gol da 35 metri. Sono passati 40 secondi dopo il gol. Posso capire che c'era. Possiamo discutere o non discutere sul fatto che ci fosse fallo, Gianluca. E secondo me c'era, lo dico già. Di Lorenzo dice: guarda che l'ha spinto. Essere condizionati psicologicamente da questa non chiamata arbitrale, quando tutto il metro arbitrale della partita è stata così, secondo me è un po' esagerato. Perché ha arbitrato male? Condizionati psicologicamente, ma guarda dal gol subito, dall'essere andato in riposo 1-0, la cosa chiamata, dalla chiamata arbitrale o non chiamata arbitrale mi sembra eccessivo, ecco, detto ciò. Detto ciò, io sono dell'idea che non doveva andare a parlare di Meluso.
Ma scusa, Manuele, tu sei un ragazzo. In una settimana in cui abbiamo visto super, il cinema dalla panchina di Roma, perché non è andato De Laurentiis a protestare se non volevano salvare? Perché De Laurentiis, uomo di spettacolo, perché non c'è andato lui a mettere la faccia? Ma che c'entra De Laurentiis che stai in tribuna? Scusa, Emanuele, ma che stai dicendo? Ma, quante volte Veruso il presidente è sceso a parlare psicologicamente perché sono andato a riposto sotto 1-0? Non una persona educata come Meluso. In questo caso ci voleva uno sfogo. Che non io non ho sentito il direttore sportivo. Scusa, ma perché i direttori sportivi non vanno a parlare? Sto dicendo che in scusa, un caso capito. Del genere il direttore sportivo mica uno qualsiasi la voce è un preso Marino dell'Atalanta che è andato a parlare è successo più di una volta cioè non ho capito che ci vanno devono andare per sta scritto pure questo no, sta scritto ci deve andare il presidente scusate, non ho capito ci doveva andare De Laurentiis proprio per la figura che è De Laurentiis per dato che sta attaccando un'istituzione che ha attaccato più e più volte in passato. Era De Laurentiis ci doveva mettere la faccia sto caso. Vabbè, ma queste sono altre cose. Ma che c'è? Ma mica lo puoi determinare tu. Io non capivo che stava dicendo Marcello. Lo sfogo educato. Che questa cosa che anche sottolinea Meluso e fa bene dell'arbitraggio all'inglese. Adesso ci si difende così. Abbiamo trovato un'altra scusa per gli arbitri italiani. Ma arbitra all'inglese. No, vai in Inghilterra a arbitrare all'inglese. Qui arbitri o bene o male e guida e Massa ieri ha arbitrato male lo vedi anche dallo score però voglio due dire falli no scusa adesso aspetta, perché il risultato è andato diversamente ma ascolta due falli fischiati al Napoli due cartellini 13 falli fischiati all'Inter due cartellini questo ti dimostra che non c'è stata equità ma dipende dal fallo Marcello ma dipende dai falli che vengono fatti non è che ogni fallo devi ammonire una persona bisogna capire l'entità del fallo che non sono stati fischiati perché già quello di però vedi come cambiano i metri di giudizio. Io ricordo che te, da lì, dallo stesso sgabuzzino dove stavi, per la stessa situazione, molto simile, in cui l'Inter prende gol a Bergamo su fallo, avevi detto che bisognava arbitrare all'inglese. Su Di Marco. Quindi, ma dove? Ma tu sì, ce lo vogliamo andare a rivedere perché io lo ricordo. Abbiamo avuto una discussione su questo. Ma che è sta roba che io ho detto? Per me rimaneva fallo quello e rimane fallo quello del Napoli e quello di Lobotka. Sul gol dell'Atalanta. Sul fallo su Di Marco. Era fallo uno e era fallo l'altro. Cioè indipendentemente dalle magliette valgono. Io gli dissi sul gol che fece il Napoli che gli hanno annullato. No, su quello io sto dicendo che quello del Napoli era fallo. Quello sul Napoli, sul Lobotka era fallo. Sì, no. Era fallo quello. Non erano fallo quell'altro, te invece a seconda delle squadre dici ma che fallo no. Ma non è vero a seconda, ma non mi mettere in questa stessa situazione, io analizzo le cose volta per volta, adesso non mi ricordo nemmeno più cosa ha detto dell'Atalanta perché è passato ormai Di Marco, il fallo, non mi ricordo. Il 2-1 dell'Atalanta partita per partita questa situazione qua, così come mi ricordo bene l'arbitraggio di Guida domenica scorsa nel derby d'Italia ed è stato pessimo, altrettanto è stato pessimo quello di Massa perché un mucchio di falli non sono stati fissati schiati, a cominciare dalla cintura di Lautaro sullo Botka, cioè quella è una cintura. In Atalanta non ho visto che sia una cintura. Io dico che questo episodio, magari il fallo del rigore è più importante. Questo episodio, con l'azione che è andata avanti per 30 secondi, con questo fallo discutibile, un minuto e mezzo. Può essere così determinante da far andare un direttore sportivo. C'è in conferenza stampa a dire che ce l'hanno contro il Napoli, secondo me. Però è vero, però se tu ricordi, secondo me, cioè non è un episodio di talmente Milan per il fallo di Giroud su Sanchez. Sì, però c'è non così, ma determinati per dire c'è un qualcosa contro il Napoli, cioè non mi sembra un episodio talmente grave. No, ma Malavia, ma ragazzi, ma che aria ci sta stasera nello studio di Milano? Non mica ha detto che c'è qualcosa contro il Napoli, ha detto che Massa ha sbagliato, scusatemi. No, però Gianluca, no, tu hai detto che Massa ha sbagliato e ci sta. Però se poi il tuo direttore sportivo va in conferenza stampa e dice non faccio venire l'allenatore perché sennò succede all'ira di Dio per quell'episodio specifico, francamente mi sembra un alzare i toni, secondo me non giustificato, Ma poi come non giustificato? Ma per tutto quello alzare che ho visto non è giustificato. Con quel modo in cui ha definito la cosa alzare i toni. Però infatti mi aspettavo che si possono dire cose molto serie anche come ha fatto Meluso con grande civiltà. Ci fermiamo per veramente per pochissimo pubblicità. Non si fermano le polemiche neanche in pubblicità. No.
Vero Emanuele? Però non si ferma neanche la partita, vero? No, si è fermata. No, si è fermata, siamo, meno siamo male. Nell'intervallo, vince il Toro, quindi 1-0, gol di Zapata. E come vi ho detto, insomma, il risultato ci può stare per quello che abbiamo visto. L'Atalanta, se la vuole ribaltare, deve fare molto, ma molto di più nel secondo tempo. No, io semplicemente stavo ricordando, lo dirà Marcello, perché così che Massa in realtà, cioè, per me è un arbitro scarso, che non dovrebbe arbitrare partite di questo livello, ma di base credo sia scarso anche per il livello medio della Serie A, cioè è sotto il livello medio della Serie A. E c'è un episodio del passato che faccio ricordare a Marcello, che riguarda con l'Inter, sempre con l'Inter. E se lo ricorderà bene anche Marianna. Sì, me lo ricordo molto bene. Lo ricordiamo tutti. Perché c'entra Belotti. È quello che c'è in cui c'entra Belotti. C'entra Ranocchia. Ranocchia sì. Con... Belotti. Ma lì lui era al VAR, però. Era al VAR. Non c'è niente lascia correre. Disse, quando fecero ascoltare l'audio, oppure non so se fecero ascoltare l'audio, lo riportarono, disse prima palla e poi piede. Invece era il contrario. Sì, vabbè, ma se andiamo su questo, allora ricordiamo pure che il tanto evocato Orsato è quello di Pjanic, è quello del rigore non dato alla Roma di Skriniar su Roma-Inter, sì. Cosa c'entra adesso Orsato? Ma adesso cosa c'entra Orsato? Scusa. Per ogni arbitro, se vai ad analizzare, ci sono degli errori. Bisogna capire se questi errori sono ripetuti oppure no, cioè il fatto di dire che Massa ha sbagliato di per sé vale per la partita. Poi se andiamo a vedere tutte le partite di Massa, vediamo che frequentemente, insomma, Massa ha fatto più di una volta un errore. Famoso gol annullato a Pjanic, ve lo ricordate, che era valido, lui vide una deviazione di Bonucci che non c'era, quindi mi sembra che lì facesse l'assistente di porta, se non vado errato. Massa, esatto, cioè quindi sempre. Voglio dire, non è la prima volta che incorre, cioè voglio dire, so una partita in cui gioca la squadra campione d'Italia, cioè il Napoli, in un match importante contro una delle candidate allo scudetto, certo. Merita la scelta del miglior arbitro italiano. Adesso la domanda che noi ci possiamo porre: chi è? Massa è il miglior arbitro italiano? No, indipendentemente da chi lo è? Manderanno a Juve Napoli il migliore. Oh. Dici? E qual è il migliore che manderanno a Juve-Napoli? Gioco forza. Io dico Sozza. Gioco forza. Ah, beh, allora siamo a forza. Nel frattempo, tanto Sozza, guarda, Juve-Napoli. Nel frattempo, siccome stiamo finendo di parlare dell'Inter... Tanto di no, infatti, dato che non parleremo più di Inter, a quanto non pare... Non ne parleremo più. È arrivato Michele, ha detto, finalmente posso entrare perché sono così arrabbiato dell'arbitraggio di Mazza. Che voglio dire la mia? Non dire la mia. No, lui... Buonasera a tutti e scusate il ritardo, ma c'è la tangenziale est che è bloccata per un incidente e quindi ho dovuto fare un po' un'altra strada. Mi sono avventurato potevi venire a piedi, potevi per Milano. Si sono andato per il centro di Milano. Passi, io. No, ma infatti vi stavo seguendo in diretta Facebook e ho visto che in questa prima ora avete parlato solo dell'arbitro. E quindi facendo autopromozione. Quindi adesso potremmo parlare anche della partita, cioè di una partita in cui primo tempo combattuta, secondo tempo KO tecnico. Ti conviene, perché ti se l'Inter faceva 3-4 gol non ti conviene parlare solo della partita. Secondo tempo KO tecnico. Furbacchione. No, Marcello credo che si starà strappando le vesti per il gol annullato per un centimetro, perché no, la sua battaglia contro i fuorigioco. Io vorrei dire una cosa però. Allora, io non voglio togliere nulla all'Inter, alla forza dell'Inter, iperuranica Inter, cioè l'Inter è sicuramente la squadra più forte in questo momento vista in questo campionato con i giocatori più forti. Io però dico una cosa, se però ogni domenica, perché adesso stiamo andando avanti da Frosinone in avanti, ogni domenica. L'Inter deve avere dei vantaggi arbitrari ogni domenica, Marcello, ma dai, Juve Bologna te la sei già scordata, Rocchi? No, ci abbiamo pure qualcosa da vedere su Juve Monza, su Monza Juve, ho capito, ma Juve Bologna, perché adesso stiamo parlando di Inter Napoli perché è la partita più importante. Cosa c'è stato? Poi andremo a vedere anche se era tutto normale in Monza Juventus. Lo vedremo dopo, Marcello, lo vedremo dopo. Dopo lo vedrai. Dopo te lo faremo vedere. Preparate apposta, perché non volete che si parli male. Sono dati di fatto, caro mio. Preparate sempre qualcosa sulla Juve. Sono dati di fatto. Perché voi siete tutti come la Russa. Perché per la Russa e per quelli come voi ruba solo la Juve. Invece ieri ha rubato l'Inter alla grandissima. Noi stiamo raccontando Napoli-Inter, evidenziando. Lo ha detto anche Michele, che è un interista. Ho sentito per un'ora parlare
dell'arbitro Mazza. Quindi non mi venire a dire. Ma è stato uno scandalo. Ma è stato uno scandalo. Ma non possiamo parlare solo degli arbitri. Il primo tempo 0-0. Il primo tempo deve finire 0-0. Annulliamo il gol, così siamo tutti. Finisce 0-0. Nel secondo tempo non c'è stata partita proprio per niente. Perché? Perché il Napoli ha giocato mercoledì. Perché il Napoli non sta bene fisicamente. Poi vediamo come finisce. Tu dai il rigore. Che devo dare al Napoli? Il rigore. Quale rigore? Tu dai il rigore al Napoli. Ma quale rigore? Quindi per te il fallo di su Robocchi in tangenziale, no, Michele, il fallo non c'era secondo era te. Meglio che rimanevi in tangenziale. Assolutamente no, assolutamente no. Comunque dopo rivediamo, è stato un concerto da sago, dai, al fila fuori. Michele, ma stavi in tangenziale così bello dentro al traffico. Te ne potevi andare a stare lì a passeggiare sulla tangenziale. Ma ripeto sullo scontro Lautaro Lobotka, tanto poi ne parleremo, lo analizzeremo in tutti i dettagli. Cioè, anche giusto, quello. E lì, ma lì si può anche fischiare, anche se però dite che Sozza è il miglior arbitro italiano, che Orsato è il miglior arbitro italiano. Quelli sono arbitri che se vedono Lautaro che tocca la palla fanno correre perché si deve giocare. Io mi sono sempre scandalizzato che fanno giocare sempre, come quando hanno fatto giocare perché Di Marco con l'Atalanta è stato atterrato, o come quando l'Inter ha perso lo scudetto col Milan perché Giroud ha fatto volare Sanchez. Qui abbiamo detto che è bello far giocare. Io mi ero scandalizzato all'epoca, così come ieri per me era punizione per il Napoli. Certo. L'avrei dato. Però sul rigore Gianluca, dai, rigore per il Napoli quello. Osimhen che manco lo sfiora. Ma rigorissimo. Ma come manco lo sfiora? Ma manco lo sfiora. C'è un tocco di anca e un contatto di anca. Proprio tu. Ragazzi, ma che succede? Maurizio, che hai messo nello studio questa sera? Che cosa hai messo nello studio? Ma perché è rimasto traumatizzato venerdì sera dalla Amala pazza Juve Amala, e quindi non capisce più niente, Michele, per quello. No, ma che ama? Ma ragazzi, ma ieri pure ho sentito tanti ex giocatori, da Marchegiani, tanti. Ma chi se ne frega? Ma per dire che quello non può essere rigore, abbiamo detto. Ma chi se ne frega? Ma quale rigore? Ma dai, ragazzi, rigore. Noi abbiamo la nostra e noi diciamo quello che vediamo. Sì, esatto. Il rigore. Il rigore per lui non lo è, cioè, mi sembra normale dire, dai, ma ragazzi, dire ognuno quello che pensa, certo, credo che per Gianluca comunque fosse rigore e fallo sullo Botka o no? Certo. Poi vediamo che cosa ci dirà per esempio Bertone in base a quello che ci dice Bertone. Tutti noi diremo la nostra, li andremo a vedere tutti gli episodi, quindi insomma aspettiamo anche quello di Juve Monza, vero? Certo, perché è abbastanza clamoroso Monza Juve quello è abbastanza clamoroso, non se ne è parlato. Marcello, ma perché ti arrabbi? Se non li hai visti, di che cosa parli? Un attimo, se non fischiare un fallo, se non fischiare un fallo dal quale l'Inter fa gol, è giusto anche non concedere un calcio d'angolo che non c'è, esatto, quando poi fai gol. Esatto. Chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Adesso chi lo vediamo. Chi l'ha detto che non c'è? Lo spoileremo troppo. No, poi lo vediamo. Dopo lo vediamo. Il moviolone lo dice. C'è il moviolone qui. Non c'è più Aldo. C'è il moviolone. Sembra che qui a seconda delle squadre, del colore delle squadre si cambiano le opinioni, che insomma è un po' diverso. No, non parlo di voi. Parlo generale. Stasera, come ha detto Gianluca, non ci appartiene questa cosa. Quello lo fate voi. No, Maurizio, non ci appartiene questa cosa. Non c'è mai appartenuta. Allora, io posso dire una cosa. Sto dicendo questa cosa, diciamo, ma lo dico scherzosamente, all'indirizzo di Marcello, con il quale abbiamo sempre una discussione, una discussione tra amici, sempre. Su questo fatto, no, ci giochiamo anche molto. Non era certamente riferito a te, Gianluca, del quale insomma so che perfettamente che la tua posizione non su quest'arbitro, che l'hai espressa molto spesso, ma sugli arbitri in generale. Quindi, ma però ha ragione Gianluca, io mi allineo con Gianluca, questa è una generazione di arbitri pessima. Ma su questo siamo d'accordo. Non ce n'è uno buono. No, non ce n'è uno buono, perché infatti ogni settimana siamo qua a discutere. Ma guarda che noi ogni settimana sono tutti uguali. È quello che sì, io però dico. Poi alla fine sono tutti uguali, però una risposta non ce l'abbiamo, perché una risposta non la riusciamo mai ad ottenere da chi dovrebbe darla. Infatti, cioè, in una settimana adesso Rocchi starà studiando cosa quale poter scusa, dire, ecco, per utilizzare. Giustificare tutto. Esatto. Questa è la questione. Allora, Maurizio, non riceverà manco le domande giuste. No, secondo me neanche. Vabbè, comunque. Allora, noi ci dobbiamo fermare. L'importante è che non alteri gli audio, però. Eh no, infatti, quello sarebbe una cosa da evitare. E quello in una settimana può succedere, non lo farà,
però in una settimana può succedere di tutto. Sarebbe abbastanza grave, ecco, se così fosse. Comunque, allora, noi andiamo in pubblicità, ma prima vi lancio il sondaggio di questa sera, ovvero l'Inter. Ha vinto grazie all'arbitraggio, sì o no? Ne vedo già gli occhi di Morelli che mi hanno incendiata. Però vogliamo essere, diciamo, drastici, e allora dobbiamo metterla in maniera drastica. Sì. Cioè, è inutile girarci intorno. Vai a votare, cosa mi raccomando. La gente? Vado a votare sì. Vado a votare seguito sì. Di un arbitraggio sbagliato, oppure perché i meriti dell'Inter hanno portato l'Inter a o forse vincere? Perché ha migliore attacco, migliore difesa, miglior differenza reti, miglior gioco. Sì, miglior... ma gli episodi cambiano. Cambiano. Gli episodi cambiano le partite. Cambia le partite. Vabbè, facciamo così, lo scopriremo durante il corso della nostra puntata. Da Torino ci hanno sempre insegnato che... Rieccoci di nuovo insieme. Maurizio. Insomma, stiamo continuando a discutere. Intanto, come stanno? È ripresa la partita? È ricominciata e ci sono due cambi nell'Atalanta: fuori Atebur e Lukman, dentro Holm e Muriel. Quindi Gasperini prova a cambiare la partita inserendo Luis Muriel al posto di un Lukman che nel primo tempo effettivamente è stato deludente, come tutti, perché l'Atalanta non ha giocato bene. Vediamo. Il Toro non ha fatto nessun cambio invece. Allora, cara Marianna, abbiamo detto che, abbiamo fatto anche sentire Melluso, quanto è arrabbiato il Napoli. Se il Napoli è arrabbiato, c'è una regola nel calcio, no? Chi vince esulta, chi perde spiega. Sì. No? Allora, in questo momento l'Inter è nella fase di esultanza. Beh, ha spiegato per decenni, come sono spiegato per decenni, per una volta non spiega. Decenni, ma negli ultimi cinque anni è la squadra che ha vinto di più in Italia. Cosa spiega? Ma Marcello, ma stai scherzando? Allora, gli ultimi cinque anni. Io ho detto che è un modo di dire che è frequente nel mondo del calcio e lo dovresti. No, però lui dice che l'Inter spiega da decenni. Negli ultimi cinque anni, ricordo a Marcello che l'Inter ha vinto 5 trofei e ha fatto 2 finali europee e ha fatto più punti di tu. Cosa spiega? Ma tirare fuori il 98. C'è gente che 98, gli ultimi 5 anni. Anni. Tu hai detto gli ultimi 10 anni, ti ho detto gli ultimi 5 anni. Spiegate sempre, voi siete quelli che spiegano. No, 98 spiega, abbiamo spiegato. Ma anche detto che di quei 5 trofei, 4 contano solo per Simone Inzaghi. Però, vabbè. Allora, su questo ha ragione. Ha detto anche questo, su questo ha ragione Marcello, perché dice nel 90, parlate ancora del 98, dove loro ci hanno insegnato che non bisogna attaccarsi all'arbitro, che è l'alibi dei perdenti, che alla fine in un campionato corsa a tappe vince più forte. Uno fa la figura del... Ma guarda, io ti dico soltanto che Cristiano Ronaldo, lo scontro Ronaldo-Giuliano, in tutti i campionati successivi non è mai stato dato rigore in situazioni analoghe. Vedi? Ecco perché noi diciamo vi attaccate a delle cose che non dovete attaccare. Perché quel fallo lì, te lo può dire tra macerie... Ma tu i tre gol non gol di quel campionato te li sei dimenticato? Non è mai stato dato quel fallo lì. Mai fischiato. Se iniziamo a parlare del 97-98. Allora, senza arrivare al 98. Il concetto generale è che quando uno vince accusa gli altri di lamentarsi perché, mentre poi quando si trova nella condizione opposta, cioè che non vince, attacca quelli che un tempo denigrava perché stiamo si lamentavano. Questo fa parte del mondo del calcio e male per tutte le squadre e tutti i tifosi. Maurizio, adesso invece abbiamo anche un nuovo filone, c'è gente che attacca ancora prima di giocare, no? Esattamente, ma questo ancora è ancora nelle fasi primordiali. Vogliamo sentirlo Inzaghi, che cosa dice? Assolutamente, sentiamo la clip di Inzaghi appunto in merito alla vittoria di ieri sera sul Napoli. Ottima gara dall'inizio alla fine, chiaramente Napoli un quarto d'ora 20 minuti nel primo tempo ci ha messo in difficoltà, però siamo stati bravi a rimanere in partita, poi dopo il 2-0 di Barella chiaramente siamo diventati padroni del che e sono soddisfatto, però chiaramente è una vittoria importante contro un avversario di assoluto valore, ottima squadra che è campione d'Italia non per caso. Sappiamo che il percorso è lungo, pieno di insidie e quindi noi guardiamo noi stessi, chiaramente i risultati li avevamo visti, tutte le squadre hanno fatto punti, quindi adesso non bisogna più che guardare la classifica, bisogna guardare le prestazioni. Chiaramente sono quasi 4 mesi da chiaramente abbondanti dal 13 luglio quando abbiamo cominciato, i ragazzi lavorano molto bene, devono continuare sapendo che è una vittoria importante, è giusto essere contenti perché vincere qua a Napoli, insomma, le ultime 17 sfide l'Inter aveva vinto una volta, quindi un motivo ci sarà, non è semplice.
Gianluca, le parole di Inzaghi ti lasciano sorpreso, nel senso lui dice il Napoli ci ha dominati per il primo quarto d'ora 20 minuti. Anche 25, eh? No, ma questo è quello che ha detto Inzaghi. Tu però mi sembra che hai espresso ben altra cosa, perché prima hai detto no, dice, abbiamo giocato bene comunque Inter, tutto il primo tempo. Poi il Napoli. Sì, posso dire che quando parla Inzaghi, diciamo così, non è che faccio dei salti dalla sedia, non è che credo che la comunicazione di Inzaghi sia una delle cose più sconvolgenti, quindi lo ascolto per educazione, ma non mi cambia la vita per quello che dice. Però ripeto, questa non vuole essere un j'accuse nei confronti di Simone Inzaghi, che è un grandissimo e bravissimo allenatore, ma che probabilmente in conferenza stampa non esprime dei concetti che possono sconvolgere la vita. E voglio dirti, detto questo, insomma, se lui dice 15 minuti, 20 minuti, mezz'ora, insomma, è relativo, veramente non mi ha sfiorato minimamente. Il primo tempo l'abbiamo visto tutti, ribadisco, cioè, l'ho detto mentre il buon Michele era in tangenziale, però ci seguiva via Facebook, è stata la premessa che l'Inter, voglio dire, è una squadra che vincerà lo scudetto, che è fortissima, che probabilmente la gioca altre tre volte in quella maniera, comunque poi alla fine la porta a casa perché è assolutamente più forte, perché il Napoli, avete parlato della difesa dell'Inter, ma il Napoli non c'ha un terzino sinistro dovuto adattare Nathan, non c'era Zielinski che era in panchina, lasciamo perdere tutto quello, condizione fisica pessima per i danni di Garcia, tutto il resto, resta il fatto che insomma c'è stata una storia di questa partita che potrebbe o avrebbe potuto raccontare altro e non quello che dice Inzaghi, che ripeto, ribadisco, gli faccio i complimenti per essere stato finalista in Champions League e campione d'Italia quest'anno, ma insomma il suo verbo non è sconvolgente. No, però Gianluca, cioè, lui dice semplicemente, cioè, secondo me questa partita dell'Inter di Napoli, facciamo non parliamo del risultato, diciamo solo quello che erano le forze in campo, l'Inter questo tipo di partita quest'anno l'ha fatta tante volte, io l'ho elogiato per questo quest'anno, secondo me è una crescita, perché mentre prima andava quando ne aveva attaccava, quando poi c'erano, che ne so, febbraio marzo del primo anno di Inzaghi che non ne aveva più, è calata. Invece adesso scegli i momenti. Michele, è l'Inter che determina le partite. L'Inter è talmente più forte delle altre squadre che determina le partite. Il primo tempo il Napoli ha fatto una bella partita dove c'è stata la parata di Sommer sul tiro di Elmas, la traversa di Politano, che però è un passaggio di Calhanoglu a Kvaratskhelia che sbaglia in uscita. Due parate. Eh no, l'altro è un cross, quello dove la prende, la palla non va nemmeno verso lo specchio a Palermo. Se non la toglie, comunque dall'altra parte c'è il gol annullato di una mezza spalla e Lautaro che fa quella mezza girata verso la porta. Nel primo tempo, diciamo, ci sono state due squadre che, diciamo, stavano combattendo. Il secondo tempo la bilancia in pari è diventata clamorosamente tutta da una parte. Come succede quest'anno sempre all'Inter, ma non perché il Napoli non è forte, perché mercoledì l'Inter ne ha cambiati 8, il Napoli no, perché come hai detto tu il Napoli dietro non ha i terzini sinistri, l'Inter ha fuori tre difensori ma li sostituisce con Darmian Acerbi e ieri comunque la difesa è Carlos Augusto. Con la Juve sta bilancia che dici non l'ho vista. Ma come no, nel secondo tempo ci sono stati due gol sbagliati da solo davanti al portiere, il Napoli che, come ha detto anche Meluso, dopo il 2-0 si è praticamente... infatti l'unica squadra che anche nel secondo tempo ha tenuto l'Inter comunque sia la Juventus. È la Juventus e l'ha detto anche Barella ieri, perché ha detto con la Juventus. Barella ha detto una cosa importantissima, esatto, quella di Barella, oltre al discorso della Juventus che non fa giocare a prescindere dalla qualità che ha messo essere più alta quella dell'Inter, che non gli devi dare campo all'Inter non devi dare campo, e su questo siamo, è una cosa che forse la Juventus ha imparato a fare, le altre no. È il difetto maggiore, ma la cosa che ha detto Barella più importante è: siamo l'Inter, abbiamo imparato che un campionato l'abbiamo vinto e uno l'abbiamo perso. Esatto. Per quanto riguarda De Vrij e Dumfries. Sì, perché tutti e due sono usciti con problemi muscolari, anche se Inzaghi su Dumfries è stato più ottimista. A me sembrava il classico movimento di quando c'è uno stiramento alla coscia. Però speriamo, non si sa mai fino agli esami di domani. È un po' una beffa perché adesso che stavano tornando i difensori che erano infortunati si fa male un altro centrale che De Vrij, però ieri, come diceva Thomas, l'Inter ha scoperto, perché Inzaghi ha detto giustamente un anno e mezzo che non giocava lì, come terzo di sinistra Carlos Augusto, che ha fatto una partitissima, quindi Acerbi può tornare al centro, anzi quando poi ci sono anche delle coincidenze che possono essere fortunate devi avere coraggio. Per esempio l'Inter a Bergamo si è fatto male Pavard, entra Darmian che procura il rigore ed ha la scossa in quel momento, l'ingresso di Darmian. Ieri è entrato Carlos Augusto, Acerbi è andato al centro, secondo me
De Vrij poteva soffrire più di Acerbi o Osimhen, invece Acerbi ha fatto un partitone al centro. Certo. Adesso ovviamente mi auguro che Acerbi... Te l'ha data Massa, te l'ha data. Ancora questa scossa di Massa. E quindi sugli altri invece Pavar ha tolto il tutore, quindi ieri Inzaghi ha detto 10-15 giorni, io credo la Coppa Italia il 20 con il Bologna, quindi bastoni invece con l'Udinese, già per domenica prossima. E l'altro l'ha confermato domani invece per sera. Bastoni era il gran gala del calcio, l'ha confermato arrivando, che gli hanno fatto proprio domanda, ci sei con l'Udinese? Sì, per De Vrij si parla di una ventina di giorni, però aspettiamo gli esami per essere più sicuri domani. Invece su Dumfries anche vediamo se è uno stiramento o no, magari non è neanche stiramento come Inzaghi ha sperato, insomma, ieri sera. Io ho sentito dire da Inzaghi che De Vrij era un pochino più serio rispetto a quello che era successo. Sembrava. Però oggi per De Vrij trapelavano indiscrezioni di non infortunio grave, cioè se una lesione lieve, quindi una ventina di giorni, e invece per Dumfries non trapelano indiscrezioni. Secondo aspettiamo te gli esami. Più Borrelli o più Inzaghi? Ma io no, guarda, non mi permetterei di dire. Inzaghi ha parlato ieri, io ti sto parlando dell'aggiornamento di oggi. Infatti quello che stavo dicendo, non mi sarei mai permessa di contraddirlo. Di contraddire Michele, però in effetti andiamo a sentire il nostro Inzaghi a proposito di infortuni. Chiaramente De Vrij era un giocatore che aveva giocato anche mercoledì, aveva giocato due partite con la propria nazionale ed era un giocatore che era attenzionato, che avrebbe meritato riposo, ma non c'era spazio. Dumfries c'è più ottimismo, non si capisce ancora se sia stata una fitta dovuta a un crampo o un qualcosa di muscolare, speriamo di no. Chiaramente questi sono gli imprevisti giocando così tanto. Adesso la prossima settimana l'obiettivo è rimettere in gruppo Bastoni e penso che ci riusciremo, e la settimana dopo anche Pavard, perché l'ho visto questi 2-3 giorni lavorare già molto bene. Chiaramente l'augurio è quello di non perderli più, perché soprattutto in quel reparto in questo momento abbiamo qualche difficoltà. Allora, mentre sentivamo le sono parole di Inzaghi... Io sono sorpreso, dico la verità. Di quello che sto per dire? Sì. Ah, ok, perfetto. Allora, cosa sto per dire? Sto per dire che c'è il risultato del sondaggio riguardante l'Inter. Quindi l'Inter ha vinto grazie all'arbitro. Sì, 52%. Sentiamo. Mi sa che il nostro amico Marcello Chirico ha portato con sé un sacco di telefoni per votare. Dico no, male. Ma questo sondaggio vale anche per la Juve dopo? Quanti voti hai messo? Questo sondaggio dico, c'è anche per la Juve. Io dico che il risultato c'è anche per la Juve dopo. C'è il sondaggio se la Juve è andata in vantaggio meritatamente contro il Monza? Non spoileriamo, teniamoli lì. Però, volevo capire. Il chiaro ed evidente errore è 100-0, no? 50-50. Certo. Quindi anche da casa, nonostante l'allevamento. Io ti dico la verità, io mi sarei aspettato un risultato molto più sfavorevole all'Inter. Certo, ma è giusto. Perché, sì, perché se sono insieme Napoli, Juve e Milan. 65, da casa ci seguono e li abbiamo convinti. Ma no, ma perché veramente, adesso poi li vedremo con calma. Evidentemente da casa la gente, molti hanno valutato, indipendentemente hanno capito che il protocollo non era applicato, che ci sono, che comunque i valori fossero stati rispettati, potevano permettere all'Inter di vincere lo stesso, non lo so, ipotizzo, perché il risultato, insomma, se facessimo la somma degli interisti e dei non interisti in questo caso, insomma, poteva portare anche a un risultato diverso. Sì, ecco. Molto più drastico. Vabbè, intanto la maggioranza è 52%. Siete bravi però a vendere le cose come volete voi. Oh, 52%. Io ho detto che 52%. Ma no, però scusami, sorprende. Marcello, siamo partiti per dire che è talmente evidente, episodi certissimi, assolutamente. Cioè, quindi mi sarei aspettato una percentuale. Ma che tu che hai votato? Io ho detto prima che secondo me non erano questi episodi talmente eclatanti da dire che... Ed è del mio. Sono milanista. Ha votato no, infatti. Ma... Ha votato no un milanista, no, l'abbiamo scoperto. Ha votato no. Mi fa onore. Vabbè, ma è ancora più sorpreso appunto che Massimiliano abbia votato questa no. Sera ne capisce l'avvocato. Ha fatto testo l'avia adesso. Questa sera sono veramente sorpreso. Allora, sì. Però, ritornando diciamo a quello che significa questa partita, parto da Gianluca. Significa che il Napoli è fuori gioco adesso? Parlo del punto di vista non del gioco, sì. Parlo dal punto di vista della distanza.
Per lo scudetto in questo momento, certo, cioè, mi sembra, cioè, mi prenderebbero per pazzo se dicessi che il Napoli può lottare ancora per lo scudetto. Il campionato è lungo, c'è la partita con la Juve venerdì sera, per carità, in questo momento mi sembra che il Napoli debba pensare un attimo a ritrovare condizione fisica, infortunati, riprendere a vincere così come aveva fatto a Bergamo, qualificarsi per gli ottavi di Champions, andare a risolvere i problemi nell'immediato e poi vedere con il prosieguo del campionato che cosa ci racconta, ma in questo momento per il Napoli il massimo della concentrazione, l'obiettivo è quello di rimanere. Però Gianluca, ma è un terzo, solo un terzo di campionato, Gianluca, perché è così pessimista? No, infatti io ho detto che secondo poi, me come dice Barella, il campionato che hanno perso punti. L'Inter a un certo punto perché sono 11 punti, cioè, ma manca un terzo solo di campionato, però Gianluca, cioè, sono il campionato 11 l'Inter punti. L'ha perso sono 3 partite, ma sono 11 punti, quattro no, partite, ragazzi. Dai. No, ma ho capito, ma sì, ma sono 11 punti con lo scontro diretto verso con l'Inter. E poi è la difesa che non convince, no? Però sai cos'è? Non sono 11 punti da una che può crollare. Sono 11 punti da una. Cioè, ammesso che crolla, poi sono 9 da un'altra. Ammesso che crolla, sono 6 da un'altra ancora. Cioè, è ma io quest'anno il campionato lo scudetto vinto da Pioli e aveva le stesse identiche sensazioni, identiche. Ed è lo scudetto che l'Inter ha perso. L'Inter non ha vinto niente quest'anno, c'è la Juve, c'è il Milan a 6 punti. Ma sul Napoli non aveva 11 punti Pioli, però di il Napoli è diverso, nel senso che ha avuto un cambio d'allenatore, perdendo che ne aveva 9, no, ma 10 mai perdendo quello scontro diretto sarebbe andato allora su 1-0 con una partita in meno. No, era sull'1-0 dell'Inter, che poi perse 2-1, era 10 punti lì. No, era 7 col Bologna da recuperare, che però poi sì, ha perso. Ma nel derby, se l'Inter vinceva quella partita, andava sì. a più 10. No, andava, era 4, sarebbe andata a 7 se avesse vinto, con una partita in meno. Allora si dice sì, però la partita che ha determinato Bologna, il tutto è stata quella con il Bologna, che ha perso Bologna. Bologna. Perché se le non partite avesse perso che hanno quella, determinato tutto sono stati il gennaio e febbraio di quell'anno, che Inzaghi non ci ha capito niente. Febbraio-marzo. Poi, sì. Fine gennaio, febbraio, marzo. Per questo dico, tu vedi quest'anno. Perché poi, Gianluca, adesso ti è rientrato Osimhen, Kvaratskhelia sta tornando ai livelli di prima. Cioè io ho tutta questa sfiducia nel Napoli, nel fatto ma che possa rientrare. Ma Lavia, mica tanto. Osimhen non è ancora in condizione, è stato fuori un mese e mezzo. Kvaratskhelia sicuramente non sta ripetendo lo splendido campionato dell'anno scorso. Ti mancano i due terzini, hai cambiato un allenatore, sei in condizioni fisiche molto precarie, devi giocare venerdì a Torino con la Juve. E ci sta anche, che voglio dire, la partita ci auguriamo di no, ci auguriamo il sussulto, il colpo d'orgoglio del Napoli, non mi ascolti Marcello, però voglio dire, ci sta che potresti anche non fare risultato, cioè è un momento particolare, ma non per nulla il Napoli ha cacciato l'allenatore, cioè non ma per nulla. Ma io voglio chiederti una cosa, cosa che doveva qualora, fare come dici te, non facesse risultato a Torino. È vero che il Napoli aveva un girone terrificante, però prendi 4 gol a Madrid, ne prendi 3 con l'Inter in casa, okay. Perdi a Torino e vinci con l'Atalanta fare, con un regalo di Carnesecchi. Forse due domande me le faccio pure su Mazzarri. Beh, a quel punto. Ma no, ma non è Mazzarri. No, dai, adesso. Ma no, Maurizio, caro, anche questa è un'offesa alla tua splendida intelligenza. Cioè, voglio dire, arriva Mazzarri con un calendario allucinante, con una squadra a terra fisicamente e senza un terzino sinistro. Ma io sto parlando dell'entità delle sconfitte. Non sei d'accordo con me, perché hai detto che metti in discussione Mazzarri se perdi a Torino. Non sei d'accordo con me. Ho detto dipende da come perdi a Torino, che è una cosa diversa. Cioè. Ma perché quando devi perdere a Torino? Innanzitutto perché devi perdere a Torino? Ma perché deve perdere a Torino adesso? Perché deve perdere a Torino? Fammela giocare prima sta partita. Perché? Fammela giocare prima. Ditelo in coro. Noi ce lo chiediamo, noi interisti. Perché dovrebbe perdere a Torino? O come direbbe un grande interista? Perché secondo me questa squadra lascia giocare troppo l'avversario. Io la vedo così. Poi io quando vedo giocare con Real Madrid, il Napoli poteva nel primo tempo vincere e non avrebbe rubato nulla. Certo. Nel secondo tempo è stato un tiro piccione. Ma problema cala. Di fisico, non c'ha cioè, più le gambe. Fisico. Non c'ha più le gambe. Il Napoli a Madrid non c'ha più, non c'hanno le gambe, crollano nel quello secondo che tempo. Quello sistematicamente che sono crollati.
Sì, ma anche episodi, Gianluca, perché sul 2-2, se vai in vantaggio sul 3-2, cambia la partita. L'azione dopo, papera di Meret, vai sul 3-2 per Real Madrid. Sì, ma prima della papera di Meret, il Napoli ha giocato prima della papera di Meret, si sono mangiati 2-3 gol a porta vuota. Io invece Maurizio andiamo a vedere la partita con Marco. Ha giocato bene Napoli. Io dico, ma che televisione tiene? Maurizio, tu, scusami. Io voglio dire, che televisione tiene a casa? Voglio dire una cosa porta vuota. Quale televisione tiene? Voglio dire una cosa molto semplice. Ha ragione Maurizio. Mi pare che questo Napoli sia migliorato dal punto di vista estetico, è sicuramente migliorato dal punto di vista psicologico, ma dal punto di vista del gioco è una squadra che concede troppo. Sì, questo è il mio punto però di vista. Non imputabile, ho capito, cioè può darsi che sbaglio, Sì, voglio... Ma no, non stai sbagliando perché hai perso con Real Madrid e ci sta a perdere Real Madrid anche se nel Real Madrid mancavano ben 8 giocatori e hai perso con l'Inter con quello che è successo. Bisogna dare un attimo di tempo. Ragazzi, bisogna dare un attimo di tempo a Mazzarri, cioè voglio dire, infatti, il tempo io di sistemare un attimo le cose. Che se cioè, Mazzarri dire, se è dovuto inventare Nathan a sinistra, in Napoli deve cambiare modulo. Il modulo di gioco per me. Poi mi sbaglierò. Anche per me. Non glielo dire a Mazzarri perché lui già ci pensa senza che glielo dica. Ma Mazzarri, per questo dico che quando tu vai a fare allenatore di una squadra devi portare le tue idee, non le idee degli altri. Però abbiamo detto, Maurizio, che è un Napoli costruito per giocare con il tridente. Sarà anche costruito, però con gli uomini che hai a disposizione adesso, con la fatica che stai facendo a difendere, passare un 3-4-3 più chiuso e in ripartenza, cosa che sì, il problema è che sempre Nathan, Østigard e Rachmani fai fare a Di Lorenzo il braccetto e metti Lindstrom a tutta fascia, l'hai comprato 25 milioni, fallo giocare a sto punto. Io dico che la Roma se... anche perché Di Lorenzo anche lui sta giocando il migliore in campo da 4 partite, che fai? 3-4-3, Gianluca. Politano fa l'esterno d'attacco, sì. Lindstrom... chi sono i tre avanti? Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Dovresti togliere Zilinski e mettere Lindstrom dove gioca? Esterno destro, tutto fascia con Di Lorenzo bloccato dietro a fare il braccetto. Sì, è tutto sperimentato. Cioè Di Lorenzo che è il miglior terzino d'Italia a è destra, il miglior terzino, però lo sai benissimo, ragazzi. Non si ferma da quanto? Anche lui è in debito, Anche lui ha bisogno di rifiutare un attimo. Lo so, anche lui è per carità. Per questo dico, se lo adatti a fare il terzo dietro, ci guadagni anche. Allora, bene. Noi ci fermiamo, direi che l'abbiamo poi analizzata, sì, molto, l'abbiamo, no? Analizzata tantissimo. Oh, adesso io farò una domanda per dopo, però mi risponderà dopo a Chirico. Non è che Chirico sta facendo tutta questa cosa del Napoli che si lamenta, cioè perché ha paura della partita della settimana prossima con Napoli e ha paura pure che insomma queste lamentele in qualche modo le fanno pagare a voi, caro Marcello. Che io leggo sui social. Però ti dico una cosa, mi sa che Marcello inizia a fare l'allevamento dei gatti. Federico Bertone. Eccoci qui pronti per andare a vedere questi episodi di cui comunque si è parlato tantissimo anche prima. Per motivi di regolamento dovevamo aspettare la fine della partita, la partita è finita, dunque possiamo andarli a vedere. Sono episodi molto 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 discussi, insomma è da ieri che si parla di questo. Partiamo ovviamente con Napoli-Inter, poi andremo a vedere anche Monza-Juve e Sassuolo-Roma, che sono state le altre due partite insomma attenzionate a livello arbitrale. Cominciamo in ordine cronologico allora da un episodio giusto, nel senso che qui c'è il fuorigioco semiautomatico, però ormai abbiamo deciso di farli sempre vedere perché c'è quel discorso sul fotogramma di partenza che ci faceva Maurizio tempo fa, quindi questi fuorigioco di pochissimi centimetri, considerando anche che a breve probabilmente questa regola cambierà, perché l'IFAB sta già lavorando sul concetto di ripristinare la luce, questi fuorigioco probabilmente non li vedremo più. Qua insomma vediamo, c'è la spalla di Thuram, solo la spalla e oltre. Per il resto Thuram sarebbe stato in gioco, ma chiaramente insomma con la macchina diamo per assodato che il fotogramma sia quello giusto, Maurizio, non possiamo fare nient'altro. No, adesso vi dovete certo l'ho detto solo io le volte scorse, quindi adesso tutti vi dovete strappare le vesti per aver visto annullare un gol bellissimo per un centimetro che forse non è giusto perché dipende dall'uomo che fotogramma ha scelto. Così mi avete detto però le volte. Però da qui lo vediamo il fotogramma, spalla, vedi? Si segna con la qui spalla. Qui ce lo fanno vedere all'inizio. No, ma questo, certo, anche il tacco di Ken col tacco si segna, che mica è quello il punto. Il punto è che mi avete detto. Se c'era il contrario, Marcello, se c'era il contrario, sta dicendo. Ma scusami, non hai capito. Io ti sto venendo incontro. Sto dicendo, anch'io lo annullerei, non lo annullerei, perché secondo me i gol di spalla li annullano,
per me i gol di spalla li annullano. No, no, ma spalla aspetta, non lo dobbiamo mettere. Allora, se segni con questa parte del corpo, certo, è gol. Con la spalla da qua si può. In giù, no. Certo, cioè, quindi, dove l'ha presa Pulisic col Genoa? Ancora, Pulisic l'ha presa qua. Cioè, gli è rimasto lì, qua, Pulisic. Cioè, quella è avambraccio. Comunque, vabbè, questo ve l'abbiamo fatto vedere giusto per completezza. Li stiamo facendo vedere tutti. Allora, anche per far qui, capire proprio il punto di palla dove televisivo. Una cosa velocissima, perché sapete che l'IFAB ha messo in calendario delle modifiche del regolamento. Ce ne sono diverse. Luce e espulsione a tempo, soprattutto l'espulsione a tempo, ma no, c'è anche il fuorigioco non più semi ma completamente automatico. Dal 2026 potrebbe arrivare, così è quello che dicevo, che sostengo da tantissimo tempo. Se tu fai la luce, dai la luce, allora, tu hai un fotogramma, no, solo, ma la luce che è un altro esperimento che sta e quindi avanti. Sarà sempre quello per tutti e no. Quindi puoi mettere l'automatico, esatto. Così diventa una scelta della la luce è un'altra sperimentazione, no, che sta portando avanti. Io parlava del fuorigioco automatico. Io parlo completamente sempre... sì. Esatto. Ma il fuorigioco automatico tu lo puoi prendere se hai un parametro, sì, ma anche oggettivo. La luce è obiettivo, cioè sì, tutti gli episodi in cui c'è il primo fotogramma, sì, sì, in cui c'è luce fra le due persone. Per questo io ho sentito anche che si sta studiando un pallone con un chip per gli europei, sì, per il gol con il braccio o con la mano. Non so adesso spiegare come funzionerà, però l'idea è questa. Una sorta di sensore. Un chip, un sensore dentro. La luce può avere un suo, diciamo, perché uno dice se non c'è nemmeno luce, che vantaggio ha l'attaccante che ha mezzo tacco o mezza spalla? Però anche con la luce, a seconda del fotogramma che scegli, luce non c'è, luce c'è, luce non c'è, luce c'è, c'è sempre la stessa storia. Perché tu basta che scegli il primo fotogramma in cui si passa dalla luce alla non luce. E anche qua basta che scegli il primo fotogramma. Il problema di fondo non è la luce, ma è quando parte il passaggio. Il fotogramma che scegli è quando la palla si stacca dal piede. È quello il problema. Ma se tu che rimarrà sempre la luce non deve essere tra i due. Attenzione. Sì, la luce non deve essere tra i due giocatori, quello è un altro discorso, quello investe il fuorigioco. La luce deve essere dal momento in cui il pallone si stacca dal piede del giocatore. Sì, però questo è un altro discorso, però allora. No, io ho parlato della luce tra difensore e attaccante. Quello è il regolamento nuovo. Sì, no, capito. Poi il modo di scegliere il punto preciso del passaggio, che è la cosa fondamentale, se no parliamo sempre di nulla. Di prese in giro deve essere un parametro valido per tutti, certo, quindi unico, e c'è una sola possibilità, noi l'abbiamo sperimentata mille volte, quando non ci sono altre possibilità, stacca. Devi scegliere il primo fotogramma in cui il pallone si stacca dal piede. Sì. Certo. Andiamo al secondo episodio, quello del 44esimo minuto, uno degli episodi, insomma, madre di questa partita a livello di polemiche arbitrali. Abbiamo sentito Meluso, abbiamo visto tutto quello che è successo, il gol di Çalhanoğlu. Come vedete, l'azione poi prosegue, non è immediato, però resta il fatto che se fosse stato fischiato fallo, questa azione non ci sarebbe. Perché non sarebbe c'è un cambio di possesso palla, per questo sì, va bene ancora. Ci sarebbe stata una punizione per il Napoli e quindi non ci sarebbe stato questo gol. Tra l'altro stupendo gol di Çalhanoğlu. Protesta il Napoli, non è vero, prima ho sentito qualcuno che diceva che non si erano accorti i giocatori, non è vero. Vanno subito a protestare, protestano perché... il fallo mi sembra evidente, fallo, ragazzi, fallo, io credo che non vadano aggiunte tante parole. Fallo, qualcuno mi ha fatto vedere un'immagine in cui si vede che il primo ad allargare la gamba per prendere posizione è Lobotka, però io credo che il fallo si concretizzi dopo, cioè quando Lautaro, forse anche istintivamente, sì, con il braccio, tira giù Lobotka. Addirittura ho sentito ostruzione, quindi... Se fermi, Federico, ti do anche una spiegazione, perché l'abbiamo vivisezionato noi ovviamente ieri. Se fermi l'immagine tra i vari replay, quella là con il cerchietto rosso sul primo piano con l'arbitro Massa. Tra poco lo vediamo. Eccola qui. Massa gira la faccia prima a sinistra e poi a destra. Non lo vede il placcaggio. Cosa guarda? Ecco perché io parlo di Marini al VAR. Cosa sta guardando Massa? Massa non lo vede. Massa cosa sta guardando? Faccia a sinistra, uno, e guarda, adesso non guarda, e subito dopo... faccia a destra. Come arbitro, poi rimango veramente incredulo di fronte alla spiegazione, diciamo, tecnica,
e cioè che il VAR qui non può intervenire perché lo vede. L'arbitro lo vede, ma evidentemente non lo vede. No, però scusate, cioè, non vuol dire niente l'arbitro però lo vede. Però scusate, Inter Bologna, l'arbitro ha detto visto io, ve lo ricordate il rigore sì. del Bologna del 2-1 che c'era? Certo, sì. Calcio d'angolo per il Bologna. Lui disse visto io ma non l'aveva ho visto. Visto io, esatto. Fa, si va avanti e il VAR lo chiama lo stesso. Io qua sono d'accordo ma con qui Gianluca. Qui e lì in teoria non avrebbe dovuto da esatto, protocollo. Siamo tutti d'accordo, anche Marcello è già d'accordo. Però dobbiamo ancora metterci d'accordo, il protocollo. Il protocollo serve a evitare gli errori o serve a regolare? No, aspetta, secondo me il protocollo. No, secondo me aspetta, però il protocollo vuol dire che qua era Marini che doveva avere la personalità di dire: guarda, che tu pensi di aver visto tutto, ma siccome fallo, hai girato la testa, no, però io le faccio un discorso anche generale. Gianluca, però noi quell'audio di sta comunicazione non ce l'abbiamo. Settimana prossima ce l'avremo per sta buffona per fra 10 giorni. Ma perché? No, sarà il VAR, sarà l'audio vero, non è buffonata. Sì, il fatto che sia fra 10 giorni è una cacca. Detto ciò, ma se noi non ce l'abbiamo adesso, stiamo analizzando. No, noi dobbiamo ipotizzare. Se il dialogo Marini Massa c'è stato e Massa gli ha detto: guarda, che io ho visto, non c'è, per me non c'è fallo. Lì non può più intervenire, comunque. Ho capito, però aspetta. Cioè, se Marini lo vede, no, ma sei sicuro di quello che hai visto? Siamo, se Massa gli dice: io ho visto e a posto però così. Massa va a fare l'albero di Natale a casa. Un VAR più importante però Massa, dell'arbitro in campo. Che lo fanno fare anche l'internazionale. Va a fare l'albero di Natale a casa e si fa pure la calza della Befana. E su questo no, siamo però, d'accordo. Aspetta, su Massa riapriamo. Anche se il regolamento dice che il VAR può solo raccomandare e non obbligare ad andare al VAR, dice Rocchi che sarebbe scandaloso e lui lo sospenderebbe subito un arbitro che non segue il consiglio, la raccomandazione del VAR. Qua il VAR deve, ripeto, chiamare perché dice: guarda che hai girato la testa, non lo so, sei distratto. Perché, allora, secondo me che cosa ha fatto Massa? Perché Massa ha girato la testa? Perché a Massa gli interessava vedere chi arrivava prima sul pallone. Ha visto che Lautaro ha colpito il pallone, per lui era finito là. Però dopo, girando la testa, si perde... che nella caduta c'è anche il braccio. Esatto. E quindi... Ma non solo, Lautaro tira un calcio sulla gamba destra di Lobotka. Tira il pallone pienamente sulla gamba sinistra, ma credo che quello succeda dopo, quello è un placcaggio. Detto ciò, una cosa che non abbiamo ancora detto dell'arbitraggio di Massi, che comunque questo genere di contatti nell'arco di tutta la partita non li ha comunque fischiati. Non li ha fischiati, è vero. Mai. Non quindi, hanno fatto notizia perché quindi, non c'è stato il gol. Sbagliato. Inglese. Ribadiamo, Massa per me è un arbitro scarso. Tu dici, scarso. Ha usato questo metro Questo metro partita. Però vale per che tutta un la partita. Sbagliato. E non è che poi... Solo che in questo caso paradossalmente, è stato giusto che non abbia fischiato. Sbagliato, se il metro, sbagliato, se il metro sbagliato, lo stesso sbagliato, per sbagliato, tutta sbagliato, la partita vale anche per questo fallo qua. Quindi sì, non era la fallo. Perché dal regolamento ci insegnano che il contatto permesso nel calcio è lo spalla a spalla. Qualche contatto un po' fisico, bene, non ma so insomma non, la forse non, al non sono stato abbastanza chiaro. Massa è scarso. Questo arbitraggio è sbagliato tutto. Però... almeno è stato coerente dall'inizio. Ma Emanuele si è sbagliato. No, però non è che, coerente, non è che su questo si può tornare indietro e sugli altri no, perché anche gli altri condizionano. Io sono più basito dal protocollo, cioè il fatto che qui il VAR sia giustificato perché non poteva intervenire. Se noi non lavoriamo su questo protocollo, secondo me gli errori non li rimedieremo mai. Chi l'ha detto? Cioè continuiamo ogni domenica ad avere le stesse risposte. Che non può intervenire? Ma perché la risposta, diciamo, ufficiosa che è filtrata ieri è: non può intervenire perché l'arbitro ha visto, ha valutato lui. Ma non ha visto. Ma però invece non ha visto. Ma se non ha visto. Ripeto, come Inter Bologna. Perché è intervenuto? Però ragazzi, perché però, è intervenuto la mia su Faraoni Ken? Però scusate, perché è intervenuto su Faraoni Ken? Visto... Adesso io non ricordo, Gianluca, se Faraoni Ken l'arbitro fosse vicino all'azione. Questo sinceramente non me lo ricordo. Secondo me non era vicino. Esatto, era dall'altra parte. Quindi lì non l'aveva visto e allora il VAR è intervenuto. Però Inter Bologna ha visto. No, la mia domanda è, continuando a fare così, cioè far intervenire il VAR, va bene, ma non è che sminuiamo poi la figura dell'arbitro, perché sì, sennò va a finire così, ecco, tra hai un po', toccato eh. il punto va a finire così, hai toccato il punto per gli arbitri e lesa maestà toccare l'arbitro, invece al tifoso di calcio non gliene può fregare di meno chi decide, l'importante è che decida se bene è la cosa giusta, se certo. Quindi il VAR può essere, anche essendo messo a pari merito di importanza dell'arbitro, loro sono scandalizzati da questo concetto. Sì, però quando vediamo i mondiali, per esempio, ne abbiamo già visti due col VAR, 2018 e quello di 2022, lì comanda il VAR.
Cioè, abbiamo visto chiaramente che infatti, nei tornei FIFA comanda il VAR e non l'arbitro. È da tempo che dico che bisognerebbe dare il fischietto in mano al VAR e l'arbitro deve essere l'aiutante di campo. Così, sì, Emanuele, ti chiedo. Come nel football americano. Praticamente come nel adesso football adesso ci dobbiamo americano. Fermare un attimo, poi rientro, abbiamo l'altro episodio, più altre partite ovviamente. Ben ritrovati amici di Sette Gold. Allora, prosegue la moviola per quel che riguarda Napoli-Inter. Napoli-Inter, un altro episodio da andare a vedere, quello al minuto 58 sul risultato. Quindi noi abbiamo di... già detto che sul primo aveva ragione il Napoli, insomma. Sì, ma insomma mi sembra che tutti quanti l'hanno detto. Nessuno ha... Su questo episodio c'è stata l'unanimità. Io a metà. Esatto, abbiamo solo Emanuele metà e metà, però comunque diciamo che... Dai, io la maggioranza. Sì, onesto, Max. Aspetta che c'è un voto a sorpresa. Lavia dice che... Non era fallo? No, anch'io ho detto all'inizio. Secondo me, primo non era un fallo così evidente, poi secondo me. Stai dicendo che è regolare. So che non è rilevante, però il fatto che sia passato così tanto tempo, anche secondo me. Se no, non fa casino. Tanto tempo anche Lavia, solo se c'è il Milan di mezzo. Allora, se ci sono gli altri. Non è vero, perché adesso diceva che andava bloccato. Qui in realtà sta dimostrando grande obiettività perché sta andando a difendere l'Inter. No, non è obiettività. Lì è un placcaggio e fallo, punto e basta. Vedi, anche tu io sono interista, ma quello è un fallo netto e va fischiato, l'azione non deve continuare. Chiudere su questo. Credevo che l'avessimo archiviato, ma invece c'è ancora da dire. Una cosa per quello che diceva Emanuele. Questo bravo avvocato che riesce a difendere le cose che è difendibile, se no se le cose evidenti, se no quella è la differenza. No, vai, mi chiedo. Vorremmo che ci mettessimo d'accordo per le prossime volte. Non fatevi difendere dall'aria. Invece no, non hai sentito la. Io gli darei fiducia. La sottigliezza non l'ha sentita. No, io vorrei che ci mettessimo d'accordo per capire un po', a prescindere dalle casacche, se c'è un concetto che passa. Allora, Orsato è ritenuto il miglior arbitro. Perché? Perché il fallo è una cosa seria, il rigore è una cosa serissima. E Sozza viene ritenuto quasi l'erede, il più bravo, perché fa così. No, io ho visto... Fenomeno. Ho visto Atalanta-Inter, c'era Sozza, e si picchiavano in campo. E tutti erano esaltati perché era là come la Premier. Ieri, ha ragione Emanuele, questo qua per me è fallo, però se questo è fallo ce n'erano altri in cui per esempio a un certo punto anche lo stesso Lobotka prende l'auto, va a centrocampo, un'azione che non è finita in niente, lo prende e lo butta a terra. Però Emanuele l'ha detto, lui è arbitrato con questo metro per tutta quando la partita. Quando si dice arbitrato con questo metro... Va bene o no? Per me no. Lui arbitra. No. Borrelli, scusa. I falli sono falli. Lui non arbitra. Lui non ha un metro. Lui arbitra male. Ti faccio un esempio pro Inter. Guarda, voglio fare un esempio pro Inter così anche Biscardi è contento. Quando ammonisce. Mi stai a ascoltare? Sì. Mi stai a ascoltare? No, non sono. Sì. Quando. No, perché continui a parlare. Tu continui a parlare. No, non ho detto niente. Allora, dai, andiamo avanti. Quando ammonisce Darmian non fa fallo. Non fa fallo, però lui lo ammonisce. Quando non deve ammonirlo, gli dimostra che lui non arbitra male. Andiamo avanti, dai, minuto 58, andiamo a vedere questo presunto rigore chiesto dal Napoli per questo contatto Acerbi Osimhen. Eccolo qui, vedete Osimhen sposta il pallone e poi cade a terra. Poi tra l'altro l'azione va avanti, Kvaratskhelia tira, Sommer fa una paratissima, non una parata. Adesso andiamo nel dettaglio a rivedere quello che è accaduto. Da qui vediamo il tocco sul tendine d'Achille, ha detto qualcuno, ma credo che sia questo il replay migliore che ci fa capire quello che è successo. Insomma, io qui ho sentito che all'inizio qualcuno diceva quale rigore, io lo dico subito, per me questo è rigore. Rigore senza discussioni, no, per come la vedo io è rigore perché il contatto è netto, evidente. Ma il contatto tra i tacchetti di Acerbi e la caviglia di Osimhen. E questo è un contatto che basta avanza per cadere ma a terra. Ma gli affianca la scarpa con la caviglia, ma gli affianca. Ma a me secondo me non gliela affianca, gliela appoggia. Gliela pesta, come lo affianca? Perché dov'è che gliela affianca? Ma come piace? Cioè, certo se la prende, dai. Forse è stato lo step on foot. Step on foot? No, ma lo step on foot, certo. Ma che dici lo affianca? Guarda che lo tocca, si vede anche da qui. Si muove il calzettone, si muove il calzettone, guarda, si muove. Col tacchetto per il calzettone. Però il scudetto, perché Giroud fa volare Sanchez. Che vola? E nessuno ha detto no. Sanchez non può volare. Ma cosa tocca? Ma manco lo sfiora, ma dai. Voglio farlo. Fate andare da Vigliotti che non ha ancora commentato. Gianluca, beh, insomma, non lo sfiora, guarda qui. Ma non c'è una.
ma non c'è da commentare, veramente dovremmo passare 4 secondi per questa azione, calcio di rigore, cioè il fa non esiste, lo sfiora, lo tocca, il calzettino si muove, questo è fa, cioè punto, è fa, cioè, ma è, oggettivamente non si può dire il contrario, ma come oggettivamente, Gianluca, ma lo affianca non si proprio, può dire il contrario, anche se stessero giocando, anche se stessero giocando Nola Sorrento o Pergolettese e Bolzano, cioè è oggettivamente rigore. Punto. Andiamo avanti, vediamo il resto. Vediamo il resto. Però vedo che lo studio si già non è il resto. Allora, sgambetto. Fatemi no. sentire anche gli altri, però. No, spinta, no, non c'è niente di Michele, famoso. Michele, stai parlando solo calcio, tu. Sentiamo calcio, anche gli altri cosa ne pensano. Maurizio, che dici tu? Non sono d'accordo con Gianluca, per me questo non è rigore. Non è rigore? Secondo me neanche. Non è rigore, è proprio un tocco. Per, me, adesso siamo solo io e Gianluca a dire che questo è calcio rigore. Questo è rigore. Per me è rigore, cioè, per rigore questo. Per me questo è più rigore che no, ma capisco se non lo dà. Perché comunque sia, dai fermi, da queste immagini che vediamo, non si capisce l'entità del contatto. Il contatto nel calcio è possibile. No, beh, no, se lo fischia non glielo l'entità. Può togliere. Come non vedi l'entità? Però io contesto che voi diciate che non si vede, che il piede lo guarda, lo prende, ma va. Come non lo prende? Guarda, ma gli prende sulla caviglia, ragazzi, guarda la caviglia dietro. Sembra che sia un contatto, è un contatto che se lo fischi leggero perché lo vede l'allentatore, ma se non lo fischi è Massimo, però dietro, ragazzi. Per un contatto del genere fai un volo del genere? Ti faccio questa domanda, secondo te la caduta, anche io la penso, è la caduta, è una caduta naturale, è una tacchettata sul piede, è una caduta, ragazzi, naturale, ragazzi, o di un tocco che viene guarda il tocco, posso dire, cioè il tacchetto dietro che prende il, a me sembra dietro, che cada senza guarda quella velocità però certo anche che lui sta facendo una sterzata, prende dietro, guarda quella velocità naturale, assolutamente, con Marcello. Scusate, c'è anche Osimhen che comunque l'ha detto lui prima avevo sorriso perché non ci avevo fatto caso, che però l'anca di Osimhen effettivamente sembra che sposti Acerbi, però Acerbi la palla. Vogliamo vedere la palla prima lui. Vogliamo vedere l'ancata di Osimhen. Ma prendi la posizione, Osimhen, che prendi la posizione, sì, ma prendendo il pallone, ho capito, prima ma si mette la palla, così poi copre e lui gli va addosso, è vero che magari lo tocca leggermente, lui però va a anticipare la palla, si prende la palla, si bene, Marcello, anche perché Acerbi, guardate, io dico solo una cosa, allora al di là del fatto e quanto è l'entità, se è forte il calcio, se non è forte eccetera, se quello si abbiamo visto finora dare dei rigori in questo campionato molto più scandalosi di questo. Sono d'accordo, anche non dare rigori. Allora, se dobbiamo avere l'uniformità, se tu lo dai visto sempre, di tutto, lo dai anche ieri sera, ma ieri sera non lo dai perché si chiama Inter. Ah, ma cioè, perché no, sera, ma cosa stai dicendo? Cioè, stai lasciando intendere che ci sia una malafede dietro. Adesso lo vediamo fra poco chi si chiama Inter, fra poco lo vediamo. Questa è la Moratti League, la Moratti. Io dico che non lo dà perché si chiama Marini. Io dico che non lo dà perché si chiama Marini al VAR nei confronti di Massa, che aveva il dovere di andare a essere segnalato da Marini questo contatto e lui doveva andarlo a vedere. Poi resta della sua idea, Massa, che lo dà, non lo dà, eccetera, ma Marini deve chiamarlo. Questo quindi è ineccepibile. La colpa è, sono due le situazioni. Massa non vede, Marini non chiama. E se Marini chiama e Massa vede, rimane delle sue idee, o sbaglia l'uno o sbaglia l'altro. In questo caso hanno sbagliato tutte e due, andassero a fare l'albero di Natale e la calza della Befana tutte e due a casa, Gianluca, per due mesi. Qui Massa vede e non lo valuta fallo, sì, e Marini non lo chiama perché non lo valuta fallo, e hanno ragione tutti e due perché non è fallo, certo, il fallo è lo sgambetto e il pestone, le hanno pure codificati. Ma dai, ma tutti gli ex giocatori che ho sentito ieri hanno tutti detto questi non possono essere rigori questi. Il rigore è un'altra cosa. Sì, ne hanno dati di assurdi. Tra l'altro, Morelli ne hanno dati di assurdi di rigore. Ma che c'entra? Allora, siccome hanno sbagliato, non l'avevo notata, ma alla fine l'intervento di Acerbi finisce così perché c'è l'ancata di Osimhen prima. Se no, l'ancata di Osimhen se no non lo prendeva. Me l'anticipa sulla palla. Allora, la gamba. Lui arriva sulla palla prima, la sposta e dopodiché c'è il contatto. La gamba di Acerbi non è che va a fare lo sgambetto a colpire, va e poi c'è un contatto fianco a fianco. Non è che io ti faccio lo sgambetto fianco a fianco con un piede che va sul tendine dell'altro, però.
Ma il danno è procurato. Così, di fianco, se no scusa, lo fai male se vai col tacchetto sul tendine. Ma qua, dietro, guarda dietro, qua, questo momento qua c'è già qua c'è l'ancata ancora. Perché l'ha già spostato Osimhen. Qua c'era l'ancata ancora, non c'era stato contatto. Qua è piede su piede. Ma come? Ma no, piede su piede, step on foot ed è schiacciare il piede. Lo sfiora, dai, che lo sfiora. Comunque, dopo la pubblicità ci sposteremo a Monza, perché c'è qualcosa da far vedere anche a Marcello Tini. Facciamo sorridere. Un episodio importante. Due paio d'occhiali ho tirato fuori per vedere quello che dovete mostrare. Due paio di Osimhen. Va sul bianco di Osimhen, cioè quindi sulla caviglia. Sì. Se fosse uno step on foot, la caviglia si piega. No, non è uno step on foot. E infatti non è uno step on foot. Non è uno step on foot, non è che fallo solo. Quindi vuol dire che l'intervento è esile. Sì, è uno step on foot. È una che se è una presa piena, la caviglia si piega. Comunque, l'intervento esile di 2 di 1,90. Dobbiamo fermare, ragazzi, tra 2 minuti continuiamo, dai.